Bene ragazzi, oggi dovrete fare un bel test. Avrete 20 minuti. Anatomia cellulare. Jake, mi dai le risposte? Oh, ok. Le cercherò sul telefono. Nessuno mi noterà. Sì. Cos'è stato? Forse non sono stata abbastanza discreta. Sto solo riflettendo. Basta qualche occhiata e ho fatto. No! Pensa a qualcosa, qualsiasi cosa. Scusa, mi è cascata la penna. Ok, va bene. Ci sono andata troppo vicino. Il mio telefono! Ma mi serve! Metterò i cordoncini nella coda. In questo modo penzolerà ed io potrò guardare. Sì, dentro. Quindi rimetti il telefono nella coda. Kate? Stai guardando il telefono? Sai che non puoi. Devo stare più attenta. Eccovi, care risposte. Cosa farei senza di voi? Ehi, Ellie! Guarda! Sì, Madison, anche io ho della colla stick. No, guardala senza tappo. Oh, la tua colla è rossa. La mia è chiara. No, Ellie, guarda! Non è colla! E guarda quanto ne esce! È così elastico e divertente! Figo! Vorrei avere anch'io uno slime con cui giocare! Puoi allungarlo così tanto! È l'ora della merenda! Hai mangiato uno slime! Delizioso! Madison, smettila, ti ammalerai! Non preoccuparti, Ellie, non è uno slime! Ascolta, ho preso una colla stick e ho rimosso tutta la colla. Perfetto, niente più colla! E ora prendi alcuni orsetti gommosi e scioglili con un asciugacapelli. Stanno diventando tutti appiccicosi! Com'è divertente! Ok, e ora il passaggio successivo. Mi serve la colla stick e le caramelle gommose sciolte. È ora di versarle dentro. È come un grande globo. Riempio fino in cima. Fatto! E ora il tappo. Sembra proprio una normale colla. Guarda, Madison, l'ho fatto anche io. Guarda com'è elastico e gommoso questo ripieno. Guarda mentre lo stringo tra le dita. Ed è ora di mangiarlo. Ehi, uniamoli e schiacciamoli! Penso che si allungherà per sempre! Diamogli un morso! Ma cosa sta succedendo laggiù? Oh niente, è solo colla! Colla? Ma come può essere? Ups! Le mamme e i loro romanzi rosa stanno troppo in fissa. Non si è nemmeno accorta di Jennifer. Deve entrare qui dentro. Tesoro, ma che cos'è tutto questo casino? Non riesco ad infilare tutta la carta, mamma. Basta, stai stropicciando tutto. Ma dai che sai fare di meglio. Dammelo. Non dovresti trattare le tue cose in questo modo. Mi dispiace. Perché non usi la cartellina che ti ho comprato? Non era mica gratis, sai? Beh, forse è più versatile di quanto credi. Prendi una cartellina come questa e tagliala in alto. Quindi compila i divisori come preferisci. Attacca i documenti così li trovi subito. E non scordarti di questo! Mi ringrazierai più tardi. Ecco. In realtà mi piace. E ho tutto a portata di mano. Mamma, sei sempre la migliore! Spero solo di tenere tutto in ordine. E la parte migliore? Riesco a trovare tutti i fogli in un attimo. Ma dov'è quel grafico che mi serviva?
Ah! Farò meglio a sbrigarmi, altrimenti arriverò in ritardo. Ti farò sapere, mamma. Finalmente posso tornare a leggere. Sì, finalmente una pausa. E questo significa una sola cosa. Posso mangiare! Ieri ho fatto una bella zuppa. Solo un assaggio e ti innamori. Oh sì, ma che buona! Il cucchiaio è qui da qualche parte. Una forchetta? Non posso mangiare la zuppa con questa. Non sono sicura di aver preso un cucchiaio. Non c'è! Mi sa che oggi nessuno mangerà questa zuppa. Almeno ho del succo. Non ho nemmeno quello! Questo pranzo si sta trasformando in un vero disastro. Questo bicchiere è fatto di carta, giusto? E ho una forchetta! Hai bisogno di un cucchiaio? Taglia il fondo del bicchiere di carta. Quindi pungi il fianco con una forchetta. Continua anche sul fondo. E in un attimo puoi gustarti la tua zuppa! Questa roba è così buona! Beh, a quanto pare sono un vero genio sia in classe che in cucina! Finalmente l'ultima lezione! Ok, mettiamoci qui. Avrò sicuramente bisogno di tutti questi. No, avrei dovuto sapere che sarebbe successo. Oh no, ecco che arriva Amy! Ehi, attenta! Oh no, eccola! Accidenti, che stai cercando di fare? Uccidermi o qualcosa di simile? Non volevo farlo, lo giuro. Sta tranquilla. In effetti penso di sapere come risolvere il problema. Hai una bottiglia vuota in giro? Prendi una lama e taglia la bottiglia appena sotto il collo. Occhio alle mani. Dopo prendi una cerniera e apri un pezzettino. Su una striscia di tessuto metti la colla a caldo, ma fai attenzione a non metterla sulle dita. Prima che si asciughi, premi il tessuto con la colla contro l'interno della metà inferiore della bottiglia che hai già tagliato. Adesso prendi le penne e i pennarelli e mettili all'interno della custodia. Adesso sì che sono sani e salvi. Devi prendere in prestito un pennarello, Lily? Oh, ma che carina! Grazie! Perché acquistare una custodia costosa quando puoi farne una carina come questa? Aula del castigo? Sì, direi che sono nel posto giusto. Uffa, ma quante regole! Tanto vale mettersi al lavoro. Ma sul serio? Ma chi si credono di essere? Ci vorrà un'eternità! Oh mamma, sta a pezzi! Probabilmente è qui da sempre. Oh mio Dio, guarda la sua mano! Non voglio che succeda a me! Deve esserci un modo per uscirne! Aspetta, chi è quello? È un altro studente? Si sta voltando! Aiuto! Ma è un vecchio! Oh, uno scheletro! Questo è un incubo! Devo fare qualcosa prima di invecchiare o diventare uno scheletro! Aspetta! Ho un'idea! Per prima cosa mi servono delle penne. Ora un po' di nastro. Tanto vale scegliere del nastro colorato. Avvolgi il nastro adesivo attorno alle penne in due punti. Facciamo un tentativo. Guarda! Posso disegnare tre linee contemporaneamente! Sono un genio! Adesso sono pronta per mettermi al lavoro. Scrivere tre frasi contemporaneamente. Funziona! Tre parole fatte! Guarda come vado veloce! E fatto! Tiè, e finirò in un attimo! E poi me ne vado! Non è giusto!